Capre e tecnica. La questione della tecnica del 1953. Martin Heidegger dice di porre la domanda circa la tecnica. Questione e istanza della tecnica, statuto della tecnica, questione ontologica della tecnica, per Heidegger, la tecnica ontologica, fenomenologia della tecnica, ma nessuna teoria del fenomeno, il sembiante, quel che appare, quel che si vede, ossia il punto nella dimensione di sembianza, è condizione del viaggio e procede dalla questione aperta, che non riguarda un presunto osservatore. Il filosofo voyeur è adepto dello striptease della verità, del disvelamento. La questione della tecnica è formulata da Heidegger come questione chiusa. La tecnica di Heidegger è una mnemotecnica. Dice: la domanda circa la tecnica è la domanda circa la costellazione in cui accade disvelamento e nascondimento, in cui accade ciò che costituisce l'essere della verità. La verità come non nascondimento e quindi disvelamento c'è sin dalle premesse logiche e arriva tale e quale. È la verità logica di Tarski. E il viaggio si conferma circolare, dallo stesso allo stesso, passando per lo stesso. Questo è Heidegger in Zeit und Sein, una conferenza che tenne più di 30 anni dopo Essere e Tempo, nel 1962. La dimensione di sembianza è diventa per l'impalcatura una quinta infinita potenziale del tempo in cui si danno nascondimento e disvelamento circolarmente. Chi predica l'essere della verità incassa l'avere della verità ontologica. Chi predica il pasto di morte lo fa per accumulare l'avenza del pasto di sostanza. Heidegger, morto per i suoi nemici e per i suoi amici, incassa i tributi dell'altra faccia dell'ontologia, ossia della aveologia. Eppure il suo discorso è, tra virgolette, l'ho scritto, resistibile, non irresistibile. Un fantasma che per Lacan vale come ammissione di inesistenza. Lo dice a proposito dell'anima. Non sarebbe esistente in quanto l'anima è un fantasma, questo è Lacan. Ma esistenza e inesistenza, come la presenza e l'assenza, sono appannaggio dell'antropologia, dell'idea impossibile dell'uomo. Dell'uomo animale, razionale o irrazionale, politico o impolitico che sia. La sembianza, la dimensione dell'immagine, è cinema e teatro dell'immagine. Non si riduce alla dialettica del nascondimento e di svelamento. Certo, Heidegger non scade nello pseudo dibattito tra fautori e negatori della tecnica. La sua è una gnosi, per dir così, alta, distillato di luoghi comuni liceali,
Olderlin incompreso. Non dissipa la rappresentazione comune della tecnica, ma prendendola come bersaglio, offre ai suoi accoliti un altro motivo per seguirlo, i pecoroni, come pastore dell'essere. Che passa alla cassa dell'avere a riscuoterne. Pastore governato dal fantasma ontologico. O idea dominante per Simmel, più che Simmel, una mandria di numeri due, in cui il numero uno è una pecora con sembianze di lupo. Il caprone conduttore, il dux, con i suoi capri premiati e i capri espiatori. E ciascuno sa che sono la stessa cosa, per via di questa legge del rovesciamento, che è un'idea della bilancia. Della giustizia che vede, ci vede per i padroni ed è cieca per gli schiavi.